io sono stato un venditore di successo, purtroppo me ne vergogno, ma se no non ha senso quello che dirò fra un po', un venditore di successo di pornografia, avevo un porno shop e facevo anche televendita di questi prodotti. Io non consumavo pornografia, io la vendevo la pornografia e ridevo alle spalle dei clienti con la concorrenza, ci trovavamo una volta all'anno a mangiare al ristorante, tutti i big, i VIP della vendita di pornografia, a ridacchiare alle spalle dei consumatori e sfottendo, dicendo guarda che depravate sta gente, ma ci stiamo arricchendo alle loro spalle, ma noi non usavamo videocassette per il nostro uso e compiacimento, eravamo freddi, sporchi venditori mercanti che sfruttavano i sentimenti, i complessi di inferiorità, quello che erano i vuoti di una persona, le insoddisfazioni interiori, noi cavalcavamo e schiacciavamo le persone con i prodotti che li potevano più affascinare e li rendevamo schiavi. Mi sono inginocchiato e ho detto è tanti anni che io non vado in chiesa cattolica, questi sono i miei peccati, li ho elencati, non ho fatto nemmeno la lista di un minuto, il prete esordisce e dice che cosa hai fatto fuori da questo posto, esci di qua. Come esco di qua? Sono qui per chiedere perdono. No, per te non c'è perdono, esci di qua. Così credevo che Dio mi avesse rifiutato e così uscii arrabbiato, furioso e imprecai dentro di me, all'inferno devo andare e allora mi ci butto, farò qualsiasi cosa, tanto ormai destinato sono, non mi limiterò più. E così sono diventato proprietario di un porno shop, avete capito? Finché un giorno un ragazzo, che era una persona dedita al commercio industriale di cocaina, e mi amò in un modo incondizionato, che io non mi meritavo.